la cosa bella di viaggiare qui lungo la costa è che il tempo è molto variabile e imprevedibile, può cambiare completamente nell'arco di mezz'ora. E l'ho provato giusto in questi giorni, provando la moto qui nei dintorni. Può essere una cosa estremamente benevola come estremamente malevola, quindi non faccio piani a lungo termine, anche se il tempo è quello che è, parto ugualmente per la prima tappa, da dove inizierà proprio ufficialmente il giro, che è Astoria, il punto più a nord della costa. Attualmente sono al centro della costa, ma per arrivare su farò un giro differente, passando per delle strade interne. Oggi prevedo circa 8 ore di viaggio, più o meno, se tutto va bene, dato che è la mia prima uscita a lungo raggio. Non ho idea di quante volte mi perderò e se tutto andrà bene, insomma. Da Astoria parte ufficialmente il viaggio, il tour di 125 No Limits. Ci vediamo presto, spero a buon punto del viaggio di oggi. Qui è stupendo, è come fosse una sorta di foresta di sabbia. Non c'è assolutamente anima viva. Wow! Che bello! Ok, sono Cape Mears, ho scelto una strada più lunga ma panoramica, che decisamente ha meritato. Sfortunatamente solo per le ultime 8 miglia la strada è chiusa, quindi devo ritornare un attimino giù ad Oceanside e imboccare un'altra strada che mi porti a Tillamook. Ho lasciato la 101, che è l'autostrada principale all'altezza di Pacific City, e ho passato Neatest, poi Oceanside e infine sono arrivato qui. L'itinerario prevedeva da qui di andare verso Tillamook, ma la strada è chiusa, quindi vediamo di tornare indietro e trovarne un'altra. Questa è una cosa molto 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 curiosa: in Oregon è illegale avere il self-service, quindi tutte le volte che si deve far benzina bisogna essere serviti dall'umano di turno. Questo è il primo pieno che faccio e, essendo che la mia moto è piccola, la ragazza ha voluto che lo facessi io, quindi sognavo questa cosa qua, che mi servissero senza commissione come funziona in Italia. Invece no, mi sono dovuto servire io. In compenso il prezzo è favoloso, perché con $2.50 c'ho un pieno che è un gallone e mezzo, cioè circa 5 litri, quindi alla grande. Ok, siamo sulla 6 da Tillamook a Portland e mi sono fermato un secondo per far riposare un po' la moto, perché qui tutto è più grande, tutto, dalla strada agli alberi, alle distanze, alle velocità. Mi aspettano ancora parecchie miglia, non solo le 11:15, vediamo di sbrigarci, almeno ad arrivare da Astoria. Questa è Astoria, la città più a nord sulla costa dell'Oregon. Infatti, adesso vi faccio vedere, quello è il ponte che connette l'Oregon con lo stato di Washington ed è lunghissimo, si tratta di 6,5 km e passa sul fiume Columbia, che è veramente immenso, sembra un mare. Il casino che invece si sente
sono i leoni marini. Piove, però la mattina c'è sempre talmente tanta umidità che mi toccherebbe avere un tergicristallo qui sul casco. Guarda, non fa freddo, è giusto umidità. Tra l'altro non ho niente che riguarda abbigliamento antipioggia, no? Quindi non sono decisamente preparato per affrontare la pioggia, però per ora mi è andata bene. E comunque questo giubbotto qua è speciale perché ci avrà 10 anni minimo, l'ho ereditato da mio papà e l'ho sempre usato con la mia due tempi a casa, quindi sa ancora tutto di miscela. Oggi volevo andare nell'ultima parte della costa settentrionale che mi interessa, a caccia di un faro, che sono già passato di là ma non l'ho visto e non l'ho trovato. Quindi quando me l'hanno detto ho detto no, devo ritornare su e trovare quel faro perché merita veramente. Quindi oggi saranno circa un paio d'ore di guida. Da domani voglio iniziare la parte meridionale della costa. La costa dell'Oregon è decisamente uno, penso che sia proprio uno dei posti più belli in cui sono stato in tutta la mia vita, in generale finora. E proprio a livello di bellezze naturalistiche non c'è paragone, non c'è paragone con nessun posto in cui io sia mai stato. Questo è un sentiero, questa qui è la foresta, penso si pronunci Ecola. Comunque sono venuto fin qua per vedere questo bellissimo faro. Vedete, c'è lì un faro che è chiamato Tillamook Lighthouse, che si trova in mezzo all'oceano, e questa è la vista che c'è da qua sotto dell'oceano. Veramente una cosa unica e straordinaria.